Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Dopo la relazione della Presidente Marini in merito alla vertenza AST-ThyssenKrupp, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità una mozione per chiedere un forte intervento del Governo. Marco Paganini. Il Governo nazionale verifichi la reale volontà di ThyssenKrupp di considerare l'AST sito strategico delle sue produzioni e richiede all'azienda la predisposizione di un piano industriale mirato al potenziamento delle lavorazioni a freddo e alla salvaguardia della capacità produttiva. Questi punti centrali della risoluzione sulla vicenda ThyssenAST di Terni, firmata da tutti i gruppi politici e approvata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Dopo la relazione informativa della Presidente Marini su cause e principali criticità della vertenza AST e un ampio dibattito consiliare, Manlio Mariotta ha illustrato un testo che chiede anche al Governo di riattivare il tavolo di confronto nazionale con le istituzioni, le aziende e le organizzazioni sindacali, che definisca un accordo tra le parti finalizzato a utilizzare a tutela dei lavoratori tutti gli strumenti, anche di solidarietà, degli ammortizzatori sociali a disposizione per scongiurare costi sociali insostenibili per i lavoratori stessi e per la comunità regionale. La risoluzione prevede infine l'adesione ufficiale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria allo sciopero generale della provincia di Terni proclamato dai sindacati per venerdì 17 ottobre. Illustrato in seconda commissione l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti predisposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. Vediamo. Incrementare i livelli di recupero di materia attraverso la rimodulazione dei sistemi organizzativi, adeguare il sistema impiantistico di recupero, potenziare il sistema impiantistico di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo puntando alla produzione di combustibile solido secondario, sviluppare il sistema impiantistico dedicato al recupero di flussi minori, rifiuti ingombranti e da spazzamento stradale, ottimizzare il sistema dello smaltimento in discarica preservando le volumetrie disponibili dagli impianti regionali. Da queste priorità nascono le future modalità gestionali dei rifiuti in Umbria. Ad illustrare in seconda commissione presieduta da Gianfranco Chiacchieroni l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti è stato l'assessore all'ambiente Silvano Rometti, che ha voluto sottolineare come l'Umbria abbia conseguito risultati importanti sul versante della riduzione dei rifiuti e sulla crescita della raccolta differenziata. Accanto a questi obiettivi ci impegniamo a mettere un punto fermo per la chiusura del ciclo entro il termine di questa legislatura. Nel 2013 la produzione totale di rifiuti urbani in Umbria si è attestata a 487.730 tonnellate annue, quantitativo inferiore di circa 17.000 tonnellate rispetto all'anno precedente, meno 3,3%, il 10-11% in meno rispetto ai dati riferiti al 2009-2010, periodo di inizio della crisi economica. Il calo percentualmente più significativo della produzione del 2013 si è verificato in particolare nel lati 2, che è anche quello che ha fatto registrare il più consistente incremento della percentuale di raccolta differenziata. Illustrati in terza commissione i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale relativi alla riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni del Servizio Sanitario regionale. Il servizio è di David Mariotti Bianchi. La terza commissione consiliare ha ascoltato il direttore regionale alla sanità Emilio Duca in merito ai provvedimenti per il contenimento delle liste d'attesa elaborati dalla Giunta. Il piano straordinario si compone di quattro grandi aree di intervento. Il governo della domanda di prestazioni sanitarie identificando i reali bisogni di salute. Il governo dell'offerta rispondendo ai bisogni di salute. L'attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione con l'istituzione di una cabina di regia regionale, l'informazione e la comunicazione ai cittadini e la formazione degli operatori del sistema sanitario regionale con il coinvolgimento di associazioni ed utenti nell'azione di monitoraggio anche all'interno delle aziende. Il piano è partito lo scorso fine settimana. Il governo della domanda, ha detto Duca, non ha un'efficacia immediata, ma è l'unico vero strumento che sul lungo periodo ci consente di tenere sotto controllo le liste d'attesa. Per aumentare l'offerta, elemento che ha un effetto rapido, abbiamo previsto l'allargamento degli orari degli ambulatori specialistici, con prolungamento fino alle 22 e, se necessario, l'apertura il sabato e la domenica.
la possibilità di utilizzare professionisti di un'azienda sanitaria su una tecnologia di un'altra azienda, la possibilità di accedere in misura straordinaria al privato accreditato all'interno di un tetto di spesa previsto dalla Spending Review. Duca ha sottolineato come in Umbria ogni anno si effettuano 2.723.000 visite specialistiche, più di 800.000 esami diagnostici per immagini e 8.200.000 esami del sangue. Un dato elevato se rapportato ai 900.000 residenti. Avviato in Commissione Statuto il confronto sulla nuova legge elettorale regionale. I dettagli nel servizio di Tiziano Bertini. Nell'ultima seduta della Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari, il presidente Andrea Smacchi ha illustrato la proposta del Partito Democratico, in cui si fissano criteri e principi che dovrebbero sostanziare la nuova normativa elettorale, che dovrebbe disegnare un sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza. Questi punti centrali del documento: elezione diretta del presidente, turno unico e collegio unico regionale, abolizione del listino, no al voto disgiunto. Si prevede la possibilità di esprimere due preferenze, la seconda di genere diverso. Non è fissata alcuna soglia di sbarramento per liste e coalizioni. Per il riparto dei seggi viene indicato il metodo Hagenbach-Bischoff, cosiddetto prima della miglior media. Il premio di maggioranza sarà così articolato: fino al 40% dei voti validi 11 seggi, 9 tutte le altre liste e coalizioni. Oltre il 40% e fino al 60% 12 seggi, 8 tutte le altre liste o coalizioni. Oltre il 60% 13 seggi, 7 tutte le altre liste o coalizioni. Per le minoranze viene garantito il numero di almeno 7 dei 20 seggi. I candidati alla presidenza sconfitti sono eletti a consigliere se collegati a liste o coalizioni che abbiano conseguito almeno un seggio. Non c'è incompatibilità tra la carica di assessore e consigliere. Riguardo alla raccolta di firme, per la presentazione delle liste si prevede l'esonero per quelle che sono espressione di determinati partiti o movimenti costituiti in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento, già presenti in assemblea legislativa e collegati a un partito costituito in gruppo parlamentare in entrambe le Camere. Per le liste che devono invece procedere alla raccolta delle firme, viene fissato il numero in 3.000. Sulla relazione di Smacchi si è poi aperto un primo confronto che ha evidenziato a diverse gradazioni una contrarietà abbastanza netta dei consiglieri di opposizione. Da parte dei commissari del centro-sinistra sono stati evidenziati i punti di discussione ancora aperti, pur nel riconoscimento del passo in avanti costituito dalla presentazione di una proposta complessiva. La proposta che ci è stata presentata ieri dal consigliere Smacchi, presidente della Commissione sulle riforme dello Statuto, in relazione alla legge elettorale, deve essere modificata in due punti fondamentali. Il primo riguarda l'introduzione del doppio turno. Fissata il livello al di sopra del quale si prende e si ottiene il premio di maggioranza, se nessuna coalizione lo supera, bisogna andare al secondo turno per l'attribuzione del premio di maggioranza. La seconda questione riguarda il modo di attribuzione dei seggi. In questo senso bisogna usare un sistema che dica che i seggi che si ricevono sono in proporzione ai numeri dei voti che si ottengono. La legge elettorale è uno strumento fondamentale per dare effettività al senso democratico della nostra regione e noi non siamo d'accordo ad un sistema che, ad esempio, ad un partito che avesse il 30% dei voti possa attribuire la maggioranza assoluta dei seggi. Detto questo, dobbiamo costruire un sistema nel quale il voto di ciascun elettore pesi come il voto di un altro. Per questo il sistema deve essere il più proporzionale possibile, attenuando quegli elementi distorsivi che il sistema presidenziale produce. C'è qualcuno che sulla legge elettorale sta pensando di scherzare, invece è una cosa seria. Ci sono una serie di premi che vogliono blindare l'elezione nella proposta di legge del Partito Democratico e ci sembrano del tutto inaccettabili. Dicono no al doppio turno perché probabilmente c'è stata una sindrome di Perugia, dell'effetto Perugia delle elezioni, che non è stata ancora superata, una sorta di lutto non elaborato. E poi, non bastasse questo,
addirittura si pensa a premi di maggioranza anche per coalizioni troppo deboli, troppo fiacche, anche quelle che non arrivano al 40%, un premio di coalizione esagerato che supera il 60% è davvero inaccettabile. La proposta del PD dell'Umbria è una proposta che non trova il nostro parere favorevole. Noi pensiamo che l'elezione diretta del Presidente si debba coniugare necessariamente con il doppio turno. Non siamo d'accordo sulla eliminazione del voto disgiunto, così come non siamo d'accordo sul modo di ripartire i seggi sia per le coalizioni sia per i partiti che fanno parte delle coalizioni. La proposta avanzata dal gruppo del PD in commissione è, dal mio punto di vista, assolutamente insufficiente e inadeguata. Tende a penalizzare e colpire i soggetti più deboli, minoranze culturali e politiche, e soprattutto quelle di sinistra. È contraddittoria in maniera elevata, soprattutto per il fatto che si accetta, è un dato oggettivo ormai, il presidenzialismo, le elezioni dirette, ma di fatto si evita nella nostra regione la disgiunzione del voto, che è un elemento connotante di questo aspetto. L'altra cosa è che una soglia del 40% non può dare il 60% di rappresentanza. Positiva la presentazione della proposta da parte del gruppo del PD, ma ancora non ci siamo. Alla dichiarazione di non voler fare monocolori ma favorire le coalizioni deve corrispondere una tecnica elettorale che consenta che si avveri ciò. Disponibilissimi, positivo sul collegio unico regionale, anche se non ci impicchiamo a questo, critici sulla preferenza di genere, perché andrebbe a favorire il correntismo e le città più grandi. C'è ancora del lavoro da fare. Ma noi sulla legge elettorale abbiamo espresso la nostra più totale contrarietà. L'abbiamo definita una legge super truffa che cerca, diciamo, di dare un grande premio anche con un piccolo risultato e soprattutto favorisce le accozzaglie di coalizioni, così le abbiamo definite, nel senso che cerca di fare in modo che si possano costruire delle coalizioni in cui c'è dentro tutto il contrario di tutto a discapito della governabilità, e quindi siamo assolutamente contrari. Approvata dalla terza commissione la proposta di legge che detta norme per la prevenzione e il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Paolo Giovagnoni. La terza commissione consiliare, presieduta da Massimo Buconi, ha approvato la proposta di legge norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Il testo è il risultato di tre differenti proposte aventi come tema comune il contrasto al gioco d'azzardo, la prima redatta da Sandra Monacelli dell'UDC, la seconda da Oliviero Dottorini, Italia dei Valori, e la terza dai consiglieri Franco Zaffini, Alfredo De Sio, Andrea Lignani Marchesani di Fratelli d'Italia, unitamente a Massimo Mantovani, Massimo Moni e Maria Rossi, Nuovo Centrodestra. Le finalità della legge sono la promozione dell'accesso consapevole e misurato al gioco per prevenire l'insorgere e la diffusione dei fenomeni di dipendenza e il contrasto al gioco d'azzardo patologico, comprendendo il trattamento terapeutico e il recupero sociale delle persone che ne sono affette e il supporto alle loro famiglie. Sarà istituito un numero verde regionale per le segnalazioni, le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti. I riferimenti del numero verde saranno affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito e nei locali con offerta del gioco. La Regione promuove senza maggiori oneri per il bilancio regionale la progressiva introduzione di soluzioni tecniche idonee per bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, anche mediante l'installazione di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici. Sarà istituito il marchio regionale No Slot per gli esercizi che rimuoveranno o sceglieranno di non installare apparecchi per il gioco lecito, con incentivazioni che prevedono la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92%, prevista anche la formazione di operatori sociali e sociosanitari per quelli delle associazioni di consumatori e utenti,
per gli educatori delle scuole e dei centri di aggregazione giovanile, oltre che per i gestori di sale da gioco e per il personale, allo scopo di prevenire gli eccessi del gioco, in particolare riconoscendo le situazioni di rischio e le loro dinamiche. Istituito il Fondo regionale per il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, per il 2014 è autorizzata la spesa di 60.000 euro dalla disponibilità della programmazione sociosanitaria in capo al bilancio regionale. Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato annualmente con legge finanziaria regionale. Via libera della seconda commissione al piano triennale del turismo 2014-2016. Astenuti i commissari dell'opposizione. Vediamo. La seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, ha approvato il documento di indirizzo strategico per il turismo 2014-2016 con 4 voti favorevoli della maggioranza e 3 astenuti dell'opposizione. Il documento è il primo strumento di programmazione settoriale predisposto con il nuovo sistema di turismo umbro dopo l'approvazione del testo unico e dopo l'abolizione dell'APT con l'attribuzione di funzioni operative a Sviluppo Umbria. Il piano triennale è frutto di un lavoro congiunto del Comitato di Coordinamento per la Promozione Turistica Integrata, dove sono presenti comuni, province, rappresentanti delle associazioni di categoria del turismo e più in generale dello sviluppo economico. Negli ultimi anni, caratterizzati dalla grande crisi internazionale, le presenze turistiche dell'Umbria si sono attestate sulla soglia dei 6 milioni, con un tendenziale aumento degli arrivi e una diminuzione della permanenza media. Per promuovere l'Umbria si punta sulla qualità ambientale e su quella delle strutture e dell'enogastronomia. Sì, unanime della seconda commissione al piano telematico 2014-2016, predisposto dalla Giunta regionale, previsti investimenti per 28 milioni di euro. Il servizio. Con il sì di tutti i commissari presenti, la seconda commissione consiliare ha dato il via libera al piano telematico regionale 2014-2016. Il documento è inquadrato all'interno dell'agenda digitale e al piano di riforma delle telecomunicazioni. Nel documento sono riportati gli investimenti per le infrastrutture da realizzare nel prossimo triennio, per le quali è previsto un investimento di 28 milioni di euro. Si punta al potenziamento della rete pubblica di banda larga, con lo sviluppo della dorsale est, allo sviluppo del tracciato tra Foligno e Perugia per collegare il centro di protezione civile e la giunta regionale, alla progettazione della Spoleto Nord, cioè della dorsale ovest tra Terni, Narni, Orvieto, Lago Trasimeno, Perugia. Una progettazione, questa, che si sviluppa per reti tematiche, la rete delle scuole, quella della sanità e lo sviluppo dello wifi pubblico. Particolare attenzione viene riservata al consolidamento di data center della pubblica amministrazione con lo sviluppo del data center unitario della regione Umbria di Terni, su cui far convergere i 65 data center della pubblica amministrazione. Voto unanime della terza commissione alla proposta di legge firmata Dottorini sulle discipline del benessere e bionaturali. Paolo Giovagnoni. Approvata all'unanimità dalla terza commissione consiliare di Palazzo Cesaroni la proposta di legge del consigliere Oliviero Dottorini sulle discipline del benessere e bionaturali, pratiche che tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi e elementi naturali, la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui tali discipline sono sorte e si sono sviluppate. Si prevede l'istituzione di un elenco regionale ricognitivo degli operatori e anche dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, nonché la creazione di reti del benessere. Previsto anche un comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali, composto dall'assessore competente, rappresentanti delle reti del benessere, un dirigente della struttura regionale competente al welfare e uno di quella competente alla formazione professionale, un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Questo comitato individua i requisiti, gli standard qualitativi degli operatori e regole di comportamento uniformi. Le attività del comitato saranno svolte a titolo gratuito con risorse umane e finanziarie già a disposizione, mentre gli oneri per demarcare la certificazione di qualità saranno a carico dei soggetti interessati. La terza commissione ha dato il via libera all'unanimità alla proposta di legge a firma Nevi che norma l'esercizio delle medicine non convenzionali. I dettagli nel servizio.
La terza commissione consiliare, presieduta da Massimo Buconi, ha approvato all'unanimità la proposta di legge d'iniziativa del consigliere Raffaele Nevi di Forza Italia riguardante l'istituzione di elenchi professionali regionali per l'esercizio delle medicine non convenzionali o complementari da parte di medici odontoiatri, di medici veterinari e farmacisti. La Regione tutela e promuove l'esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell'accordo Stato-Regioni del 2013. Si riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi di indirizzi diagnostici e terapeutici di agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica e medicina tradizionale cinese. I medici chirurghi, gli odontoiatri, veterinari e farmacisti che hanno effettuato percorsi formativi inerenti tali discipline potranno iscriversi agli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali appositamente istituiti dagli ordini professionali. L'iscrizione non è condizione necessaria per l'esercizio di tali discipline che resta disciplinato dalla normativa statale vigente. Viene istituita presso la Giunta regionale la Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali, composta dal direttore regionale della direzione competente, che la presiede, quattro dirigenti o funzionari regionali esperti nei settori della formazione professionale, farmaceutico, sanità umana e sanità animale, un medico, un odontoiatro, un veterinario e un farmacista, esperti nella rispettiva medicina non convenzionale e indicati dai relativi ordini professionali per ognuna delle sette medicine in questione. L'istituzione e il funzionamento di tale commissione non comporterà oneri a carico del bilancio regionale. Parere favorevole all'unanimità dalla seconda commissione al regolamento che disciplina le modalità di appalto per le opere pubbliche. Vediamo i dettagli nel servizio. Non più gare, ma procedure negoziate per l'affidamento di lavori e opere pubbliche di importo inferiore a 500.000 euro da eseguirsi sul territorio regionale. Con voto unanime, la seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni e alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici Stefano Vinti, ha espresso parere positivo al regolamento predisposto dalla Giunta, legato alla legge regionale 3 del 2010 e che disciplina le modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale. Da registrare comunque che al voto è stata legata una raccomandazione all'esecutivo di Palazzo Donini di verificare, approfondire e, se necessario, modificare la parte dell'articolo 6 del documento in cui è previsto che le imprese artigiane edili senza dipendenti devono dimostrare la congruità dell'incidenza della manodopera nel triennio antecedente l'anno in cui è stata presentata domanda di iscrizione nell'elenco regionale attraverso documentazione rilasciata dall'associazione datoriale alla quale aderiscono. In sostanza, la Commissione chiede che per questa tipologia di imprese non debba essere prevista obbligatoriamente l'iscrizione ad associazioni di categoria, ma dar loro la possibilità di chiedere la documentazione richiesta agli istituti previdenziali. Successivamente è stata posta ai voti, 6 favorevoli e l'astensione di Barberini del PD, un'altra proposta bipartisan, scaturita principalmente dai consiglieri Raffaele Nevi di Forza Italia e Mario Mariotti del PD, di innalzare cioè a 1 milione di euro la soglia per le procedure negoziate. A seguito dell'entrata in vigore di questo regolamento, verrà predisposto un elenco regionale di imprese qualificate ai fini della individuazione di quelle da invitare, 5 a rotazione, alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori. Non potranno essere invitati soggetti che per la stessa categoria di lavori da affidare sono stati invitati già 4 volte nell'anno solare. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che Tele CRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.